Ok. Salve a tutti, buon pomeriggio, ben ritrovati con il corso di formazione L'Unione Europea, Storia, Sfide e Scenari Geopolitici, organizzato dalla Fondazione De Gasperi con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in collaborazione con le associazioni DISAL e APIS. Ben ritrovato anche al professor Andrea Santini, che ha già svolto con noi la quarta lezione del corso e oggi è qui con noi nuovamente per la sesta lezione. Lo ringrazio per la disponibilità e la sua lezione di oggi riguarderà la questione delle competenze dell'Unione Europea. Quindi il professor Santini ci guiderà nella comprensione di quello che è l'attuale assetto, diciamo, giuridico legislativo dell'Unione Europea, quali sono le competenze di Bruxelles, quali sono le competenze degli Stati membri, quali sono le competenze che sono concorrenti, la questione della sovranità e poi un approfondimento sull'importante principio di sussidiarietà. Prima di passare la parola al professor Santini per la lezione di oggi, vi ricordo di inserire il vostro nominativo, nome e cognome come username per l'accesso alla piattaforma Zoom. Grazie, professor Santini, a lei la parola. Grazie ancora a voi per avermi coinvolto in questa serie di incontri e di nuovo ben ritrovati ai partecipanti. Ha anticipato un programma di questa lezione molto denso e in realtà cercherò di svilupparlo però mantenendomi nei 40 minuti che abbiamo concordato, soprattutto al fine di avere anche quest'oggi, come già un paio di settimane fa, uno spazio per il dibattito, per le vostre domande. Introduco questa lezione dicendo che se la precedente che avevo tenuto, relativa in modo particolare al Parlamento europeo, era dedicata a un aspetto che possiamo definire di diritto istituzionale dell'Unione Europea, ovviamente io parlo da giurista, come sapete, quindi mi riferisco al diritto. Quest'oggi invece parlerò di aspetti che pertengono al cosiddetto diritto materiale o diritto sostanziale dell'Unione Europea, quindi parlerò di competenze dell'Unione Europea e di politiche dell'Unione Europea. E cercherò di farlo anche con l'uso di qualche minima slide, per cui adesso passo a condividere il mio schermo e apro quindi queste slide che credo voi possiate vedere. Bene, vorrei anche quest'oggi, come ho fatto 2 settimane fa, articolare il mio intervento in due parti. Nella prima parte cercherò di collocare il discorso sulle competenze dell'Unione Europea in una prospettiva storica, mentre nella seconda parte mi concentrerò sull'assetto attuale delle competenze dell'Unione Europea e mi spingerò anche, seppur sappia che voi non siete dei giuristi, Professore, sì, mi scusi, dica. forse è più pratico se allarga la finestra della presentazione in PowerPoint e poi se ritiene può anche selezionare Va l'opzione bene, perfetto. per far scorrere le slide. D'accordo, Grazie. allora questa forse può andare bene come visualizzazione? Sì, perfetto, Perfetto, grazie. benissimo, d'accordo. Allora, dicevo che vorrei in questa prima parte dell'intervento dare una prospettiva storica al discorso e poi ci concentreremo sull'assetto attuale e vi mostrerò anche qualche norma giuridica, naturalmente senza entrare in eccessivi tecnicismi, perché so benissimo di non parlare a un pubblico di giuristi, ma cercherò comunque di fare un ragionamento basato anche su qualche norma. Bene, dunque, dicevo, la prospettiva storica.
Ovviamente, come sappiamo, l'attuale Unione Europea è il punto di arrivo di una graduale evoluzione che voi state ripercorrendo anche attraverso altre lezioni di questo corso. Io vorrei innanzitutto fare un riferimento ai trattati istitutivi delle tre comunità europee degli anni 50 e in particolar modo al Trattato di Roma, istitutivo della Comunità Economica Europea. Gli altri due erano trattati molto settoriali e si capisce fin dal loro stesso titolo di che cosa più o meno si occupavano. Uno era il trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, l'altro il trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica, l'Euratom. Più ampio era sicuramente l'ambito di azione della Comunità Economica Europea, l'originaria CE. Più ampio, ma comunque limitato sostanzialmente a due profili, il profilo del mercato comune e il profilo della politica agricola comune o PAC. Quindi mercato comune, il fondamentale obiettivo che veniva perseguito attraverso la Comunità Economica Europea era quella di realizzare questo mercato, quindi un'integrazione dei mercati degli stati membri attraverso le cosiddette quattro libertà di circolazione delle merci, delle persone, ossia dei lavoratori, dei servizi e dei capitali, e attraverso una politica di concorrenza, cioè attraverso una serie di regole, che avevano come obiettivo e che hanno tuttora come obiettivo quello di impedire che la concorrenza sia falsata all'interno del mercato comune. E poi l'altro grande ambito d'azione della Comunità Economica Europea era rappresentato dalla politica agricola comune, la PAC, una politica che ha sempre avuto una grande importanza nel contesto comunitario, anche una grande importanza dal punto di vista delle risorse finanziarie. Pensate che per diversi decenni più del 50% del bilancio della Comunità Europea è stato destinato a spese nell'ambito della politica agricola comune. Quindi, senza approfondire evidentemente troppo questi discorsi, però potete capire come l'impostazione originaria dei trattati fosse un'impostazione essenzialmente, uso questa parola, economicistica, cioè impostata attorno a delle problematiche, a delle competenze, quindi delle politiche di carattere economico. Attenzione, non voglio dire che non ci fossero obiettivi anche diversi. Se leggete, penso che sia stata evocata anche in altre lezioni, la dichiarazione Schuman del 1950, che ha dato il là alla creazione poco dopo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, si vede benissimo nella dichiarazione Schuman come l'obiettivo sia un obiettivo specifico, tecnico, economico, creare il mercato comune del carbone e dell'acciaio, ma le finalità sottostanti siano finalità anche di natura politica, la garanzia della pace tra gli stati membri della comunità, piuttosto che anche ci sia l'obiettivo di dar vita a una federazione europea nel corso del tempo. Però certamente le politiche, le competenze attribuite alle originarie comunità erano essenzialmente competenze di carattere economico. Nel tempo, attraverso i vari trattati cosiddetti di revisione, cioè che hanno modificato gli originari trattati istitutivi delle tre comunità europee, ovviamente si è verificata un'importantissima evoluzione. Un'evoluzione che ha avuto alcuni momenti molto importanti, alcuni momenti chiave, per esempio ve ne ricordo uno che è stato menzionato nella precedente lezione dal mio collega, il dottor Lionello, cioè il momento presentato dal Trattato di Maastricht, e poi ancora più di recente, senz'altro, anche altri trattati di revisione, come il Trattato di Lisbona, scusate, hanno avuto un particolare rilievo. Questi sviluppi sono stati molto importanti con riferimento alle politiche, alle competenze dell'Unione Europea, perché hanno segnato una graduale evoluzione da un'integrazione meramente economica, che nello stesso tempo, tra l'altro, veniva particolarmente rafforzata, a un'integrazione più ampia che ha anche una dimensione politica.
qualche osservazione a proposito di questa frase che molto sinteticamente ho posto nella slide e ripetuto ora, ma che ha dietro evidentemente una grande ricchezza di significato. Intanto, certamente l'integrazione economica si è rafforzata nel corso del tempo. Il trattato di Maastricht, che ricordavo poco fa, è un trattato che più che per tutta una serie anche di altre buone ragioni, probabilmente sarà ricordato per il fatto di avere istituito l'Unione Economica e Monetaria, per avere quindi dato il via a quel processo che poi ha portato alla creazione della moneta unica, dell'euro. E questo naturalmente appartiene ancora alla dimensione economica del processo di integrazione europea. Ma nel corso del tempo, appunto, l'integrazione si è estesa ad altri ambiti, non più solo strettamente economici, ed ha assunto una dimensione politica. Vi mostrerò tra poco un elenco. Scorreremo insieme un elenco delle attuali competenze dell'Unione e coglieremo quindi abbastanza facilmente che non ci sono solo competenze di natura economica ormai che fanno capo all'Unione Europea. Mi preme però anche sottolineare a proposito di questa dimensione politica del processo di integrazione almeno due concetti che nel frattempo, diciamo, cioè nel corso di questo processo di integrazione si sono fatti strada. Il concetto di cittadinanza europea innanzitutto, e poi l'idea della tutela dei diritti fondamentali. Il concetto di cittadinanza europea a partire dal Trattato di Maastricht è stato introdotto questo concetto, è stata introdotta quindi l'idea che ciascun cittadino degli Stati membri dell'Unione è anche cittadino europeo, cittadino dell'Unione e in quanto tale ha una serie di diritti. L'altra idea, la tutela dei diritti fondamentali. Nel tempo, nel corso del processo di integrazione, si è affermata l'idea che i diritti fondamentali della persona fanno parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea e oggi, da qualche anno ormai, in verità esiste una carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, redatta nel 2000 e parificata ai trattati nel 2009, che garantisce a sua volta ai cittadini europei e in molti casi anche a chi non ha la cittadinanza dell'Unione Europea una serie di diritti fondamentali. Sono discorsi questi naturalmente che potenzialmente potremmo sviluppare per molto più del tempo che abbiamo a disposizione, quindi sono rapidi cenni che faccio, se poi qualcuno di voi ritiene di voler approfondire qualcuno di questi aspetti, da un lato vi darò magari qualche riferimento bibliografico, dall'altro possiamo anche sfruttare lo spazio di dibattito che avremo al termine di questo incontro. Vi dicevo, prima ancora di passare alla successiva slide, vorrei aprire un altro file. Che spero si possa vedere sufficientemente bene. Apro adesso un po' di più, magari allargo anche la visualizzazione. Quello che vi mostrerò adesso è l'indice dei due trattati su cui l'Unione Europea attualmente si fonda, il trattato sull'Unione Europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Vorrei mostrarvi soprattutto nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la parte terza, politiche e azioni interne dell'Unione, e scorrerla insieme a voi per mostrarvi la ricchezza di materie, appunto, di cui l'Unione si può occupare e di fatto si occupa attualmente. Si comincia col mercato interno e quindi con la libera circolazione delle merci e poi delle persone, dei servizi e dei capitali, le quattro libertà che evocavo prima. Abbiamo l'agricoltura e la pesca, e qui siamo ancora in un ambito quindi prettamente economico, ma subito per esempio ci imbattiamo nel cosiddetto spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo è uno degli ambiti che ha conosciuto maggiormente un maggiore sviluppo nel corso degli ultimi anni. Abbiamo quindi politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, abbiamo la cooperazione giudiziaria, abbiamo la cooperazione di polizia. Poi torniamo su ambiti forse più prettamente economici, dai trasporti alla concorrenza, alla fiscalità, alla politica economica e monetaria.
Ma proseguendo nello scorrere questo indice, ci imbattiamo anche in una dimensione sociale del processo di integrazione, politica sociale, fondo sociale europeo, occupazione, istruzione, formazione professionale, gioventù e sport. E poi ancora cultura, sanità pubblica, protezione dei consumatori e ancora via via ricerca e sviluppo tecnologico e spazio, ambiente, tematica sempre più rilevante, protezione civile. E abbiamo poi anche un capitolo, una parte quinta del trattato dedicato all'azione esterna dell'Unione. E qui abbiamo la politica commerciale comune, abbiamo la cooperazione allo sviluppo, abbiamo la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi e l'aiuto umanitario. Quindi, ecco, è semplicemente lo scorrere questo indice un modo per farvi intuire questa straordinaria ricchezza di competenze, che è proprio oggi dell'Unione. Che naturalmente segna in maniera chiarissima questo straordinario sviluppo che l'Unione Europea ha conosciuto nel corso dei decenni rispetto alle origini, quando dicevamo prima le competenze erano limitate al mercato comune e alla politica agricola comune, e preso atto di questo, quindi si tratta adesso di provare a soffermarci meglio su questo quadro attuale, comprenderlo meglio, comprenderne le diverse implicazioni. E per fare questo torno quindi alle mie slide. E apro così, diciamo, la seconda parte di questo intervento, nella quale cercheremo di capire l'assetto attuale delle competenze dell'Unione, cercheremo di coglierne alcuni principi fondamentali. Il primo, ecco, qui il discorso si fa un po' più tecnico, spero però che non si faccia più difficile o troppo difficile. Cercherò di esporre questi concetti in maniera molto lineare e più semplicemente possibile. Prima di tutto, quando noi ragioniamo sulle politiche dell'Unione Europea, quindi sulle sue competenze, sull'esercizio di queste competenze, noi dobbiamo sempre tenere a mente un principio che è il principio di attribuzione, che è definito nel Trattato sull'Unione Europea, di cui vi ho appunto riportato l'articolo 5, paragrafo 2, che dà questa definizione. E qui si dice che in virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. E qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. Cosa voglio sottolineare di questo principio, del significato di questo principio? Voglio mettere in rilievo il fatto che una cosa che questo principio chiaramente ci dice è che l'Unione non è uno Stato, è una cosa diversa da uno Stato. E questa differenza rispetto allo Stato la si apprezza proprio sotto diversi profili, certamente, ma anche sotto questo profilo. Perché? Perché ovviamente il principio di attribuzione è qualcosa che caratterizza l'Unione, che caratterizza più in generale le organizzazioni internazionali e che non caratterizza invece gli stati. Gli stati sono enti sovrani e in quanto enti sovrani hanno, possiamo dire, una competenza generale. Non esistono limiti a ciò di cui uno stato si può occupare, a ciò su cui uno stato può, per esempio, decidere di legiferare. In quanto ente sovrano può valutare che sia il caso di legiferare su di una determinata materia e lo può fare. L'Unione Europea invece no. L'Unione, proprio perché è un ente creato dagli Stati per perseguire degli obiettivi che gli Stati hanno assegnato all'Unione, può esercitare solamente quelle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri attraverso i trattati istitutivi, quei trattati che abbiamo intravisto poco fa, che sono oggi il Trattato sull'Unione Europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Voi mi direte: sì, va bene, ok, nel caso dell'Unione vale questo principio di attribuzione, ma poi abbiamo visto un elenco
di competenze dell'Unione talmente lungo che viene il dubbio che questo principio di attribuzione non abbia più un grande significato oggi. In realtà non è così. Non è così perché il principio di attribuzione ci dice che l'Unione deve mantenersi entro i paletti fissati dai trattati, esercitare solo quelle competenze e anche nel perimetro di ciascuna di queste competenze può fare solo ed esclusivamente quello che le specifiche norme dei trattati relative a quelle materie le consentono di fare e può farlo solo nel modo in cui quelle norme dei trattati le consentono di agire. Cercherò di spiegarmi. Abbiamo visto un lungo elenco di competenze dell'Unione. Scorrendo il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Bene, è importante sottolineare che queste competenze non sono tutte uguali tra di loro, hanno, potremmo dire, una natura differente. Esistono cioè diverse categorie, diverse tipologie di competenze dell'Unione. E questo è il passaggio successivo che dobbiamo fare. Vedere quali sono queste categorie di competenze dell'Unione. Prima di tutto, esistono delle competenze esclusive dell'Unione Europea, cioè esistono tra le materie di competenza dell'Unione alcune materie che potremmo dire gli Stati membri hanno completamente delegato all'Unione Europea. Rispetto alle quali potremmo dire che gli Stati membri hanno trasferito all'Unione Europea la loro sovranità. Qualcuno si spinge, forse un po' azzardata questa espressione, però ci lascia ben intendere la situazione. Gli Stati membri hanno completamente rinunciato a legiferare in queste materie e hanno quindi trasferito la competenza in queste materie all'Unione Europea. Mantenendo una possibilità di legiferare solo se autorizzati dall'Unione o per dare attuazione agli atti dell'Unione. Quindi queste materie di competenza esclusiva sono davvero delle competenze rispetto alle quali potremmo dire che in qualche modo l'Unione ha assunto una propria sovranità. E quali sono queste materie? Ne vedete un elenco? Anzi, ne vedete l'elenco esaustivo, non ci sono altre materie di competenza esclusiva dell'Unione oltre a quelle che ho elencato qui. E tra queste vorrei mettere in particolar modo in evidenza la materia della politica monetaria, anche se solo per gli stati membri la cui moneta è l'euro. Non tutti gli stati membri dell'Unione Europea hanno adottato l'euro ad oggi, per una serie di ragioni politiche, poi tradotte anche in norme giuridiche che non vi sto a dettagliare. Attualmente gli stati dell'area euro sono 19, diventeranno 20 il 1 gennaio del prossimo anno con l'aggiunta della Croazia. Bene, per questi stati la competenza in materia di politica monetaria è stata trasferita a livello europeo e viene esercitata in maniera esclusiva dalla Banca Centrale Europea. Quindi la politica monetaria è una politica, appunto, rispetto alla quale la sovranità è stata trasferita, potremmo dire a Bruxelles, in realtà la Banca Centrale Europea sede a Francoforte, poi. Semplicisticamente si usa l'espressione Bruxelles per riferirsi in generale all'Unione Europea. Ma ci sono anche altre materie di competenza esclusiva dell'Unione Europea, molto importante per esempio la politica commerciale comune, che attiene per esempio alla conclusione di accordi commerciali con gli stati terzi appartenenti a tutte le aree del mondo. C'è poi una seconda categoria di competenze dell'Unione rappresentata dalle competenze concorrenti tra l'Unione e gli Stati membri, potremmo dire. È una categoria estremamente importante di competenze da un punto di vista, direi, innanzitutto quantitativo, cioè la maggior parte delle materie che abbiamo visto rientrare nella competenza dell'Unione Europea che abbiamo visto in quell'elenco che ci fornisce l'indice del TFUE, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono materie di competenza concorrente. E in effetti qui io vi ho
proposto un elenco di queste materie, che non è un elenco esaustivo come il precedente. Nel caso delle competenze esclusive, vi ho detto quelle che ho riportato nella slide sono tutte le materie di competenza esclusiva dell'Unione, quelle che invece riporto in questa slide sono semplicemente degli esempi di materie di competenza concorrente. Quindi qui rientrano il mercato interno, la politica sociale, la materia della coesione economica, sociale e territoriale, cioè direi principalmente la politica regionale, ancora l'agricoltura e la pesca, la materia ambientale, la protezione dei consumatori, e così via, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia con le sue diverse politiche, che abbiamo menzionato prima, e anche alcuni problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica. In che senso queste competenze sono competenze concorrenti? Cosa distingue queste competenze dalle competenze esclusive di cui abbiamo parlato poco fa? La distinzione sta in questa definizione riportata nel primo punto della slide, dove ho scritto che nei settori di competenza concorrente, quindi in queste materie, nell'ambito di queste politiche, sia l'Unione che gli Stati membri possono legiferare e quindi adottare degli atti giuridicamente vincolanti. Quindi, in linea di principio, queste competenze possono essere esercitate sia dall'Unione che dagli Stati membri. Anche se, badate bene, gli Stati membri possono esercitare la loro competenza solo nella misura in cui l'Unione non abbia esercitato la propria. Cosa voglio dire? Voglio dire che rispetto ad ambiti come, prendiamo un esempio, l'ambiente, in linea di principio possono appunto legiferare sia l'Unione che gli Stati membri, possono agire, possono adottare delle proprie politiche sia l'Unione che gli Stati membri. Ma man mano che di specifici aspetti di queste politiche, dei singoli aspetti nei quali ciascuna di queste politiche si articola, si occupa l'Unione, si viene ad occupare l'Unione, cioè legifera l'Unione su questi aspetti, quei profili diventano profili sui quali gli Stati membri perdono la possibilità di intervenire. Cioè l'Unione gradualmente, potremmo dire, occupa il campo delle competenze concorrenti. In queste materie, man mano che si espande, man mano che si estende l'azione dell'Unione, l'Unione occupa il campo e gli Stati membri perdono la possibilità di legiferare autonomamente in questi ambiti. Quindi qui vedete una vera e propria forza espansiva evidentemente del diritto dell'Unione Europea e quindi dell'azione dell'Unione Europea rispetto a quella degli Stati membri. Una forza espansiva che però, lo dico subito, poi ci torneremo nell'ultimo passaggio di questa lezione, non è senza limiti, perché in realtà in questi settori di competenza concorrente l'Unione Europea, almeno in linea di principio, può agire solamente rispettando il principio di sussidiarietà, cioè solo se la sua azione è giustificata in base al principio di sussidiarietà. E ci arriveremo tra poco, ci torneremo tra poco nell'ultima parte di questa lezione. Prima però concludo il panorama delle competenze dell'Unione Europea, delle diverse categorie di competenza dell'Unione Europea, dicendo che oltre alle competenze esclusive e alle competenze concorrenti di cui abbiamo parlato, ci sono delle competenze parallele. Io le chiamo così, non è in realtà presente questo termine nel trattato, dovrei usare una locuzione molto più articolata per usare le parole del trattato, quindi preferisco semplicemente parlare di competenze parallele, dove le norme ci dicono che l'Unione è semplicemente competente a svolgere azioni intese a sostenere, coordinare e completare l'azione degli Stati membri senza sostituirsi alla loro competenza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che queste sono materie che prima di tutto rimangono materie di competenza statale. Sono materie sulle quali principalmente la competenza degli Stati membri.
mentre l'Unione Europea può intervenire, anche qui solo sussidiariamente, in applicazione, diciamo, del principio di sussidiarietà, esclusivamente per sviluppare una dimensione europea di queste politiche, per promuoverne la finalità europea. Vi porto un esempio. L'istruzione, materia che coinvolge direttamente tutti coloro i quali mi stanno ascoltando, è una materia di competenza parallela. E infatti, principalmente le grandi scelte in materia di istruzione, per esempio di articolazione dei percorsi di studio, vengono fatte a livello nazionale. Mentre a livello europeo che cosa esiste? Esiste per esempio un programma come il programma Exchange, forse più noto come programma Erasmus, che sostanzialmente favorisce gli scambi, in particolare di studenti, ma anche di docenti, tra stati membri, per promuovere in questo senso una dimensione europea dell'istruzione. L'istruzione, la politica dell'istruzione è, rimane principalmente una politica nazionale, ma i trattati consentono anche di sviluppare una dimensione europea dell'istruzione, sostenendo, coordinando e completando l'azione degli stati membri con programmi come quello di cui vi ho fatto un esempio. E questo vale nel campo dell'istruzione come negli altri campi che vedete citati, formazione professionale, gioventù e sport, protezione civile, tutela e miglioramento della salute umana e qualcun altro ancora. Ora, spero che fin qui siate riusciti a seguirmi e che non sia risultata troppo tecnica questa mia lezione. L'ultimo passaggio che vorrei fare è sul principio di sussidiarietà, perché il principio di sussidiarietà è un principio particolarmente importante ai fini del discorso che stiamo facendo, ed è particolarmente importante per comprendere bene quanto stavamo dicendo prima a proposito delle competenze concorrenti dell'Unione Europea, che, ripeto, sono la maggior parte delle competenze dell'Unione. La maggior parte delle competenze dell'Unione ricade in questa categoria dei settori di competenza concorrente. Ora, il principio di sussidiarietà è definito in questo modo dalla norma giuridica che se ne occupa. Si dice che in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, perché quelli ovviamente spettano solo all'Unione, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. Allora, soffermiamoci un attimo su questa disposizione, facciamo una breve riflessione su questo tema della sussidiarietà. Quello di sussidiarietà è un principio estremamente importante non solo per il diritto, ma più in generale nell'ambito delle scienze sociali. Lo hanno studiato certamente i giuristi, ma lo hanno studiato anche gli economisti, lo hanno studiato e lo studiano anche i politologi. È un principio che può avere diverse dimensioni. Per esempio, esiste un concetto di sussidiarietà orizzontale che riguarda fondamentalmente i rapporti tra l'autorità pubblica e i soggetti privati. Qui in realtà nel diritto dell'Unione Europea, in relazione all'Unione Europea, la sussidiarietà viene in rilievo in una dimensione verticale, quindi come sussidiarietà verticale, e cioè come principio che regola i rapporti tra diversi livelli di governo, principalmente tra il livello dell'Unione e il livello degli Stati membri. Ma se ci fate caso, la norma fa riferimento anche al livello regionale e locale. Quindi il principio di sussidiarietà è un principio di ripartizione dell'esercizio dei poteri tra livelli diversi di governo, dal più vicino ai cittadini, che è il livello regionale locale, a quello statale, a quello europeo, a quello dell'Unione Europea. E l'idea sottostante a questa definizione del principio di sussidiarietà che voi
state leggendo, potete rileggere nella slide, è che laddove possibile, l'esercizio delle competenze, l'esercizio dei poteri dovrebbe avvenire a livello più vicino ai cittadini, a livello cioè statale ed eventualmente a livello regionale locale. Questo poi è un aspetto che dovrà essere disciplinato evidentemente dai singoli stati membri e per esempio in Costituzione italiana noi abbiamo riferimento alla sussidiarietà nel rapporto tra stati membri e regioni. L'Unione, in quanto livello superiore e più lontano, potremmo dire, dai cittadini, in linea di principio può intervenire, può legiferare, può agire, solamente quando questa azione dell'Unione si giustifica per la maggiore efficacia rispetto all'azione svolta a livello statale o a livello regionale locale, cioè quando l'azione a livello dell'Unione consente di raggiungere dei risultati, di perseguire degli obiettivi in maniera più efficiente di quanto accadrebbe se i singoli stati membri fossero ciascuno lasciati liberi di agire per proprio conto, a modo loro, secondo le proprie scelte. Mi spiego con un esempio che rende evidente, credo, quando il principio di sussidiarietà giustifica, conduce a un'azione a livello europeo. Pensate alla materia ambientale. Molte problematiche ambientali non sono circoscritte territorialmente, sono problematiche che per natura sono trasfrontaliere. L'esempio del cambiamento climatico è macroscopico da questo punto di vista. Allora è chiaro che di fronte a un problema di questo tipo, che è trasfrontaliero, se si lasciasse se si individuasse come livello d'azione, se si preferisse come livello d'azione il livello statale, ciascuno Stato membro adotterebbe le proprie politiche non necessariamente coerenti con quelle degli altri Stati membri e il risultato complessivo probabilmente sarebbe nullo o quasi nullo. In una materia di questo tipo, cioè laddove ci sono problematiche transfrontaliere, invece ha senso che intervenga l'Unione perché l'intervento a livello di Unione coordinando, armonizzando e indirizzando l'azione di tutti gli Stati membri, è un intervento che può maggiormente generare dei risultati. Ma in queste materie, appunto, in linea di principio, l'Unione, in queste materie, cioè quelle che non sono di sua competenza esclusiva, ma solo di sua competenza concorrente, l'Unione deve giustificare proprio alla luce del principio di sussidiarietà, il suo intervento. Ora, naturalmente, questo è il presupposto di un discorso che dovrei svolgere in maniera più articolata. Talvolta sono state mosse delle critiche all'Unione per un eccesso di attività legislativa, anche presumibilmente senza un grande rispetto del principio di sussidiarietà, ma in realtà io, al di là dei tecnicismi e delle questioni puntuali delle quali eventualmente si può discutere, vorrei proprio mettere l'accento su questa idea della sussidiarietà. Perché l'idea della sussidiarietà è da molti punti di vista fondante proprio dell'Unione Europea e della giustificazione stessa dell'Unione Europea. L'Unione Europea non è e non deve essere uso un'espressione che talvolta è stata utilizzata, un superstato che legifera su tutto e che su tutto domina nei confronti degli Stati membri. Deve essere invece un ente che interviene solamente quando l'azione a livello dell'Unione Europea è indispensabile, necessaria per far fronte a dei problemi che i singoli Stati membri, agendo da soli, non sarebbero in grado di affrontare in maniera, di affrontare in maniera efficace. Arrivo alle conclusioni. Spero, lo ripeto ancora una volta, che questa lezione, nella quale ho voluto spingermi anche sul terreno di qualche osservazione un po' tecnica, ho voluto anche mostrarvi qualche norma giuridica, non si è risultata troppo ostica e naturalmente per qualsiasi richiesta di chiarimento sono a disposizione innanzitutto in questo spazio che avremo adesso di dibattito. Una sola battuta anche per segnare poi il passaggio alla prossima lezione.
C'è in realtà una politica che non ho menzionato in questo mio intervento ed è la cosiddetta PESC, la politica estera e di sicurezza comune, che comprende anche la materia della difesa. Non l'ho fatto per due motivi. Il primo è che si tratta in realtà di una politica assolutamente peculiare. Nel panorama delle politiche dell'Unione è una politica che è peculiare perché rimane ancora una politica essenzialmente intergovernativa, cioè meno integrata rispetto a tante altre politiche di cui abbiamo parlato. E poi la seconda ragione per cui non l'ho fatto è che la prossima lezione sarà dedicata in particolar modo al tema della difesa, ve ne parlerà nuovamente il mio collega e collaboratore Luca Lionello e quindi per questo aspetto vi lascio nelle sue mani. Grazie e spero appunto di aver potuto mantenere la vostra attenzione in questi 40 minuti. Sicuramente, professore, grazie mille. La sua è stata una spiegazione molto articolata, d'altra parte, di quello che è un tema fondamentale per il funzionamento dell'Unione Europea, anche nel suo rapporto, con gli Stati membri. Sono arrivate diverse domande, gliene propongo, qualcuna. Una docente chiede: nel caso di competenze parallele, come si posiziona il ruolo delle province autonome di Trento e Bolzano? Quindi diciamo, un caso che ci riporta alla situazione italiana. Allora, dunque, il ruolo delle province autonome è essenzialmente equiparabile a quello delle regioni dal punto di vista del nostro ordinamento. Da molti punti di vista la disciplina delle province autonome, allinea le province autonome alle regioni. E questo, però è importante forse che lo precisi, non è un aspetto su cui poi interviene una disciplina a livello europeo. Cioè il principio di sussidiarietà, per come lo evocavo poco fa, regola i rapporti tra Unione e Stati membri. Dopodiché il riferimento a livello regionale e locale che abbiamo letto in quella norma è un riferimento che viene lasciato, accennavo prima, alla libertà dei singoli Stati membri. Ci saranno singoli Stati che hanno una struttura più o meno decentrata, per esempio abbiamo in Europa la Germania che addirittura ha una struttura federale, noi abbiamo un assetto regionale che prevede competenze significative per le regioni e insieme ad esse per le province autonome. Altri stati sono invece più centralizzati, in questo caso ci sarà meno decentramento in quegli stati. Però anche qui vedete come il diritto dell'Unione cerchi nello stesso tempo di coniugare una serie di previsioni di azione a livello di Unione e una libertà lasciata agli stati membri per organizzarsi al proprio interno come meglio credono. Dal nostro punto di vista, ripeto, le competenze delle province autonome sono sostanzialmente allineate con quelle delle Grazie professore. Una domanda specifica sul principio di sussidiarietà. Quali sono gli strumenti per farlo rispettare? Il discorso qui è un discorso molto articolato, che sarebbe bello fare, ma che limiterò pochissime battute. Ce ne sono due di strumenti. Uno strumento è lo strumento giudiziario, cioè un atto dell'Unione che violasse il principio di sussidiarietà potrebbe essere impugnato dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea e se la Corte riscontrasse una violazione del principio di sussidiarietà potrebbe annullare quell'atto. Talvolta dei ricorsi di questo tipo sono stati proposti, per la verità non c'è ad oggi che mi risulti nessuna sentenza della Corte che annulli un atto dell'Unione per violazione del principio di sussidiarietà, per una serie di ragioni, di cui la principale è che la Corte ritiene che questo sia un principio fortemente politico e su cui quindi essa si autolimita nelle sue valutazioni, nel suo intervento. Cioè la Corte dice io potrei annullare un atto solo se c'è una violazione manifesta, macroscopica del principio di sussidiarietà e fino adesso non ha mai rinvenuto violazioni di questo tipo. L'altro strumento che è stato introdotto col Trattato di Lisbona, quindi poco più di una decina di anni fa, per cercare proprio di colmare la lacuna in materia di controllo sul rispetto di questo principio, è invece uno strumento, un meccanismo che vede come protagonisti i parlamenti nazionali. Nel complesso iter legislativo dei provvedimenti, degli atti giuridici dell'Unione Europea, è in particolare previsto che le proposte della Commissione, cioè le proposte di atti legislativi, prima di essere valutate a livello europeo dal Consiglio e dal Parlamento europeo,
siano sottoposti ai Parlamenti nazionali. I Parlamenti nazionali hanno un periodo di tempo, 8 settimane, per poter avanzare delle obiezioni nel caso in cui rinvengano una violazione del principio di sussidiarietà. È un meccanismo, per la verità, molto complesso. Potrei anche dire che non ha funzionato forse ottimamente in questa dozzina d'anni da che è entrato in vigore il Trattato di Lisbona. Comunque è interessante perché è un meccanismo che responsabilizza i parlamenti nazionali nell'ottica di un dialogo che ci deve essere tra organi nazionali e organi europei. Grazie professore. Restando ancora sul principio di sussidiarietà, che evidentemente desta molto interesse, questo principio può essere considerato la cifra costitutiva che distingue l'Unione Europea dall'assetto federale e confederale? Ma allora, rispetto all'assetto federale, non direi forse, perché il principio di sussidiarietà può essere un principio che in qualche modo caratterizza anche gli assetti federali. In questo senso, forse potremmo anche dire che è un principio che forse, ci sto riflettendo così sul momento, ovviamente, in relazione a questa domanda, ma per certi versi mi verrebbe da dire che è un principio che segna o che fonda una possibile evoluzione in senso federale dell'Unione. Cioè, il principio di sussidiarietà è proprio un principio che serve per regolare i rapporti tra diversi livelli di governo e quindi potrebbe tornare molto utile in un assetto federale. Quindi da questo punto di vista mi sembra rilevante in questa prospettiva. Il termine confederazione invece è un termine un po' più delicato, che non equivale al termine federazione. La confederazione in senso tecnico, in senso stretto, è una confederazione tra stati che restano sovrani e che in genere mettono in comune soprattutto l'ambito della politica estera e della difesa. Quindi lì forse il discorso è un po' diverso. Ma ecco, direi che invece il principio di sussidiarietà lo vedo proprio come una sorta di elemento che ci conferma le potenzialità dell'Unione Europea anche nel senso di un possibile sviluppo in senso federale della stessa. Benissimo, ne approfitto io per una domanda, sempre relativa al principio di sussidiarietà, rispetto a quello che è il rapporto, tra, sovranità sovranazionale e, le sovranità dei singoli Stati membri. Questo rapporto è stato spesso oggetto, diciamo, di tensioni e criticità. Secondo lei, come può essere migliorato da un punto di vista, proprio della regolamentazione in prospettiva? Allora, secondo me ci sono ovviamente de degli aspetti che in qualche modo generano inevitabilmente una tensione, potremmo dire, tra sovranità nazionale e sovranità, o meglio, trasferimento di competenze a livello europeo, competenze europee. Forse l'elemento di maggiore tensione non sta tanto nelle competenze esclusive, perché le competenze esclusive sono competenze che nel momento della redazione dei trattati, gli stati membri al loro massimo livello durante il negoziato hanno deciso effettivamente di trasferire all'Unione Europea. Forse il massimo livello di tensione deriva proprio dal piano delle competenze concorrenti, perché quelle partono in principio come competenze che sono sia dell'Unione che degli stati membri, ma vi parlavo prima di un'occupazione di campo, no? Cioè del fatto che l'Unione progressivamente occupi il campo e qui la tensione massima si raggiunge se l'Unione non rispetta adeguatamente il principio di sussidiarietà. E allora forse il piano, anche per rispondere, poi dirò un'altra piccola cosa, ma il piano per rispondere alla sua domanda è strettamente collegato a quello della domanda precedente, cioè come attenuare queste tensioni, garantendo il più possibile un pieno rispetto del principio di sussidiarietà da parte dell'Unione, cioè garantendo che l'Unione sia in linea con quell'idea che dicevamo prima, legiferare quando c'è veramente un valore aggiunto a livello europeo. Questo probabilmente è il piano, cioè più si riesce a garantire questo risultato, e questo risultato in fondo, lo capiamo anche da quello che dicevo prima, non può che derivare da un dialogo
fruttuoso tra parlamenti nazionali a livello europeo, più probabilmente si possono disinnescare queste tensioni. Ovviamente queste tensioni si ricollegano anche a un principio che ha una natura fortemente giuridica, ma che mi permetto di evocare. Tutto questo discorso ha sottostante un concetto chiave per il giurista che studia il diritto dell'Unione Europea, che è il principio del primato del diritto dell'Unione Europea sul diritto degli Stati membri. Quando vengono adottate norme a livello europeo, se c'è un contrasto tra la norma europea e la norma nazionale, prevale la norma europea. E questo ovviamente poi è un fattore che può generare e sta generando anche nei rapporti con alcuni stati membri e nei rapporti con alcune corti costituzionali nazionali alcuni problemi. Grazie professore. Un'altra domanda riguarda, no, riguarda parte dalla guerra in Ucraina, per chiedere se la situazione che si è venuta a creare anche di stagnazione e recessione a livello economico possa produrre una specie di rinazionalizzazione delle competenze. Quindi in parte ci riallacciamo anche al discorso della rivendicazione di una maggiore sovranità nazionale da parte di alcuni Paesi membri rispetto a Bruxelles. Mi piacciono queste domande che sto ricevendo, mi mandano anche un po' in crisi perché sono domande sulle quali No, potremmo fare una nuova immagino. lezione, però anche qui qualche battuta penso di poterla fare. Beh, il tema della rinazionalizzazione delle competenze è un tema che sotto varie forme in questi ultimi anni è stato naturalmente dibattuto. Basti pensare al fatto che la rinazionalizzazione estrema è anche avvenuta in un caso. Mi riferisco ovviamente al Regno Unito, mi riferisco al caso della Brexit. Il Regno Unito si è riappropriato anche di quelle che erano le competenze esclusive dell'Unione, cioè si è pienamente riappropriato della propria sovranità uscendo dall'Unione Europea, che poi abbia fatto un affare, questo è un altro punto, e segnali che forse un affare non è stato, ce ne sono, ma questo forse lo si vedrà meglio nel lungo periodo. Rispetto alla questione. Le difficoltà economiche potrebbero condurre in questa direzione. Non sono del tutto convinto, anzi, forse gli sviluppi potrebbero essere in senso opposto. Mi riferisco per rispondere a questo, all'esperienza realizzata e in corso, del Next Generation EU, del cosiddetto Recovery Fund. Cioè, attenzione, esattamente questo dibattito del oddio, crolla l'Unione Europea e gli stati tornano liberi di agire ciascuno per proprio conto e si riappropriano pienamente delle proprie competenze, perché questo è l'unico modo per far fronte alla crisi, è esattamente il discorso che si è proposto esattamente all'indomani dello scoppio della pandemia. Esattamente questo. Se non che poi, man mano che le settimane passavano, gli stati membri si sono resi conto che il modo migliore per fronteggiare quella crisi economica non era agire in ordine sparso, un ordine sparso che ovviamente avrebbe forse favorito i più forti, quelli che potevano spendere di più, come dire, per far fronte alla crisi, ma avrebbe creato grossi problemi per quelli maggiormente indebitati, per esempio. E si è scelto quindi di agire in comune attraverso uno strumento come Next Generation EU, uno strumento che poi si articola a livello nazionale nei vari piani nazionali di ripresa e resilienza, che però certamente non sono un riappropriarsi di competenze europee, cioè è un declinare in coerenza col principio di sussidiarietà in piani nazionali degli obiettivi stabiliti però a livello europeo. Quindi. E questo, qualche segnale che questa potrebbe essere la strada anche rispetto alla crisi generata dalla guerra russo-ucraina in questi mesi c'è stata. Certo, le difficoltà sono ulteriori, per esempio trovare una linea comune di fronte al problema energetico, stiamo vedendo che non è assolutamente facile, però non a caso è stata evocata la possibilità di dar vita a una sorta di nuovo recovery fund anche per far fronte a queste nuove problematiche economiche. Quindi l'idea che probabilmente insieme queste crisi le si possono affrontare meglio che in ordine sparso è rimasta. In un'altra domanda viene menzionata la sovranità monetaria. Come questa si può inquadrare nell'ambito della ripartizione delle competenze tra Unione Europea e Stati membri?
L'espressione sovranità monetaria mi sembra corretta ed è una sovranità che in questo momento compete all'Unione Europea. Qui possiamo spendere due parole, però per chiarire bene un passaggio. A livello europeo si parla di Unione Economica e Monetaria, si usa la sigla UEM e nei trattati si parla appunto di una politica economica e monetaria. Ecco, l'aspetto sul quale mettere l'accento è che in questa espressione Unione Economica e Monetaria si tengono assieme due realtà, due politiche che in questo momento sono disciplinate in maniera tra loro molto diversa. La politica monetaria è una politica di competenza esclusiva dell'Unione, almeno per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, abbiamo detto. E quindi qui abbiamo avuto un trasferimento di sovranità a livello europeo da parte degli Stati che hanno adottato la moneta unica. La politica economica invece resta una politica essenzialmente statale, coordinata a livello europeo. Gli strumenti di coordinamento, di possibile influenza, diciamo così, da parte di Bruxelles sulle scelte di politica economica che vengono fatte a livello nazionale, sono strumenti che col tempo, anche come conseguenza della crisi di un decennio fa, sono aumentati, ma la responsabilità ultima nelle scelte di politica economica resta comunque una responsabilità statale, sia pure nel dialogo con Bruxelles. Ancora una volta l'aspetto del dialogo torna fuori come, secondo me, chiave molto importante della cosiddetta governance europea. Ecco, è importante tenere presente questo, che quindi la sovranità europea è una sovranità monetaria, ma non è una sovranità economica nella materia della politica economica. E questo, per la verità, non pochi fanno ormai notare che è un elemento di squilibrio dell'Unione Economica e Monetaria che potenzialmente rappresenta un pericolo per la tenuta dell'euro. Non è un caso che quando l'euro è stato veramente sotto minaccia, cioè appunto in occasione della crisi di 10 anni fa all'incirca, proprio quello è stato il momento in cui gli Stati membri hanno deciso di potenziare gli strumenti di coordinamento delle politiche economiche, per evitare che eccessive divergenze tra le politiche economiche e quindi tra le situazioni economiche dei vari stati potessero portare di fatto al crollo della moneta unica. Certo. Abbiamo tempo ancora per una domanda. E un partecipante si chiede se è possibile o auspicabile prospettare un'azione più incisiva dell'Unione rispetto agli Stati membri nelle materie di competenza che riguardano il turismo. Allora, il turismo forse lo avete intravisto, è una materia di competenza parallela. È nell'elenco delle competenze che ho riportato nelle varie slide che ho utilizzato. Il turismo rientra tra le materie di competenza parallela. Quindi è una di quelle materie sulle quali l'incidenza dell'Unione Europea è tutto sommato abbastanza relativa ancora, si manifesta sotto forma di sostanzialmente dei programmi di finanziamento per progetti volti a favorire una dimensione europea del turismo, ma rimane ancora una competenza abbastanza limitata. Questo non toglie che col tempo potrebbe anche essere questa una materia che magari, della quale si promuove a livello europeo anche un ulteriore sviluppo, ma per il momento direi che è una competenza ancora abbastanza limitata. Questo non significa che non ci siano altre competenze che indirettamente possano avere degli effetti. Mi viene in mente, per esempio, la politica di coesione economica, sociale e territoriale di cui dicevamo prima, nel cui contesto vengono finanziati anche attraverso i fondi strutturali dei progetti transfrontalieri che possono tradursi in opere che promuovono, servono molto anche per promuovere il turismo. Che ne so, la realizzazione di una pista ciclabile transfrontaliera. Quindi anche altre politiche indirettamente possono avere un effetto significativo. Grazie mille professore per la lezione, per aver risposto a tutte queste domande, anche per aver gettato luce su aspetti effettivamente molto tecnici del funzionamento dell'Unione Europea, che spesso rimangono un po' a livello di conoscenze diciamo ristretti tra gli addetti ai lavori, invece destano molto interesse anche a livello di opinione pubblica e società civile. Quindi grazie ancora e ringrazio i partecipanti per averci seguito e l'appuntamento.
appuntamento per la settima lezione al 1° dicembre, sempre ore 15:30. Un po' Grazie a se voi e diventa. grazie anche per Grazie, tutte queste professore. interessanti domande. Arrivederci. Grazie.